cominciare a dare il via al dibattito. Prego. Presidente, sono ormai passati 10 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è necessario quindi fare un po' il punto della situazione attuale in UE. I dati economici e sociali non mentono e ci dicono che oggi stiamo peggio di 10 anni fa, con la disoccupazione in aumento, la ricchezza diminuita e il rapporto tra debito e PIL che in 10 anni si è amplificato di oltre 20 punti percentuali. Questa è la realtà dei numeri. Al di là di questi macroindicatori chiari, è la realtà della vita quotidiana che mostra come i cittadini siano sempre più in difficoltà e quanto siano acuite anche le differenze e le diffidenze tra i paesi dell'Unione, facendo rinascere e rinsaldare sentimenti di timore e sfiducia reciproca che credevamo ormai sepolti da tempo. È chiaro che il Trattato e l'UE abbiano fallito negli obiettivi che si erano proposti. Non c'è benessere, non c'è coesione economica, non c'è coesione sociale o territoriale, né la tanto sbandierata solidarietà tra paesi. Del resto non c'è da stupirsi se tra gli obiettivi sanciti dal Trattato vi sia l'avere un'economia sociale di mercato fortemente competitiva. Come si è tradotto, io chiedo, questo principio nel concreto? Ecco, si è tradotto nel sacrificio di giovani, di lavoratori, di pensionati ad appannaggio di lesive politiche neoliberiste. Si sono avute quindi disoccupazione giovanile, compressioni salariali e tagli alle pensioni, le uniche ricette che Bruxelles è stata in grado di imporre agli Stati membri. In questi 10 anni il Trattato e l'UE non sono stati in grado di dare una risposta concreta ai tre grandi problemi che oggi i cittadini europei affrontano: la crisi economica che perdura, la crisi della sicurezza interna e la protezione dei confini contro l'immigrazione clandestina. Non solo nulla è stato fatto, ma le ricette europee addirittura hanno peggiorato la situazione. Io mi chiedo come l'Unione Europea possa migliorare la situazione se un governo democraticamente eletto non può nemmeno stabilire le proprie misure economiche, ma deve essere sempre sotto ricatto di questo o quel commissario UE che, dopo aver fallito a casa loro, vogliono ora decidere a casa nostra. Mi domando quale potere abbiano Juncker, Dombrovskis o Moscovici per decidere il futuro e le speranze di milioni di giovani, di lavoratori, di pensionati e disoccupati in Italia e altrove. L'arroganza con cui volete proseguire su una visione di un'Unione accentratrice, con sempre più poteri e competenze sottratti ai governi nazionali, sta portando l'Europa al collasso. Forse è opportuno togliersi dalla testa il mantra del più Europa, del there is no alternative, che per voi rappresenta la soluzione a tutti i problemi, ma che in realtà è stata solamente la sublimazione di un sistema antidemocratico a discapito delle libertà dei cittadini e dei popoli europei. Io vi chiedo se vi siete mai domandati come mai, quando ai cittadini europei è stato consentito di pronunciarsi direttamente su questioni relative all'UE, spesso l'esito sia stato ben diverso da quello che vi aspettavate. L'ultimo Eurobarometro dice che meno della metà degli italiani vede vantaggi nell'UE, ma il 60% sostiene questo governo che voi osteggiate. Cosa volete fare? Rispettare la democrazia e le libertà dei popoli o togliergliele definitivamente? Ormai, e concludo, Presidente, per voi le lancette della storia scorrono inesorabili. Chi ha sostenuto questa idea fallimentare d'Europa verrà spazzato via dal voto popolare. Per lunghi anni in queste aule ci avete ostracizzato, deriso, ammutolito. A maggio ci prenderemo la nostra rivincita. Lo shock politico che vi cancellerà permetterà all'Europa, quella vera, di risorgere dal baratro in cui le vostre scelte scellerate l'hanno portata. Grazie.